Gossip, Chiara Nasti e Strisce inguaiano l'isola dei famosi. Striscia la notizia continua a portare avanti la battaglia di Eva Engere, assieme a Chiara Nasti, smentisce la Marcuzzi e l'isola dei famosi. Nella querelle nata tra Eva Engere e Francesco Monte, la maggior parte del pubblico si è schierata dalla parte del ragazzo, ma l'attrice può contare sul supporto di una trasmissione molto importante, che da settimane la sta difendendo, Striscia la notizia. Nella puntata del telegiornale satirico andata in onda il 22 febbraio, sono state mostrate ai telespettatori delle prove inequivocabili, che confermano quanto sostenuto dall'ungherese, cioè che il tronista ha fumato marijuana in Honduras, e che la produzione dell'Isola dei Famosi mente quando dice che non era a conoscenza di questa faccenda. Chiara Nasti, Francesco Monte ha comprato la droga e potevano arrestarci tutti. Quella andata in onda giovedì 22 febbraio è una puntata davvero molto importante di Striscia la Notizia, il programma di Antonio Ricci, infatti, ha continuato ad occuparsi dell'ormai celebre Cannagate, che ha colpito l'isola dei famosi, ma questa volta fornendo prove concrete a favore della versione di Eva Engere. Il telegiornale satirico, dunque, l'altra sera ha fatto ascoltare ai telespettatori l'audio che, soltanto pochi giorni fa, Valerio Staffelli e Max Laudadio avevano proposto ad Alessia Marcuzzi come testimonianza contro Francesco Monte e il suo presunto uso di marijuana in Honduras. Se in un primo momento le parole di uno dei naufraghi fuori dal gioco erano state censurate per privacy, le aveva sentite in cuffia soltanto la conduttrice del reality, che ne era rimasta molto colpita, poche ore fa Striscia ha deciso di renderle pubbliche per far sì che ognuno si facesse un'opinione personale su questa storia. L'ex concorrente che ha testimoniato a favore di Eva, è Chiara Nasti che, durante una chiacchierata al ristorante con Massimiliano Caroletti, marito della Engere, si è lasciata andare a dichiarazioni molto forti. Lì non era difficile trovare la droga. Francesco l'ha chiesta a tutti, anche a uno dell'albergo, ha esordito la blogger nel suo dettagliato racconto. Ci siamo fatti 40 minuti in macchina con un pacchetto di erba grande così. Se ci fermava la polizia, ci mettevano tutti dentro, ha tuonato la napoletana facendo eco a quello che ha sempre sostenuto l'ungherese da quando è rientrata in Italia. Marco Ferri ha consumato marijuana con Monte. Il racconto di Chiara Nasti. Quello che Striscia la Notizia ha reso pubblico poche ore fa, altro non è che lo sfogo che Chiara Nasti ha avuto con il marito di Eva Engere dopo che è scoppiato lo scandalo droga, che ha coinvolto tutti i protagonisti dell'Isola dei Famosi. Anche se in un primo momento la ragazza aveva detto all'inviato Max Laudadio di voler restare fuori da questa faccenda, ma che l'attrice ungherese non è affatto una bugiarda, quello che ha dichiarato nel faccia a faccia con Massimiliano Caroletti potrebbe mettere nei guai molte persone. Francesco fumava sempre, dalla mattina quando si alzava fino alla sera. Nadia è arrivata a piangere perché si svegliava tutta stonata, ha fatto sapere la fashion blogger, che poi ha anche fatto il nome di chi consumava marijuana con Monte nei giorni precedenti all'inizio del reality, Marco Ferri ha fumato appresso a lui. Chiara, infine, ha fatto sapere che il responsabile della produzione, un certo Andrea, nominato anche durante la quarta puntata dell'Isola, era perfettamente a conoscenza della denuncia di Eva Engere e sarebbe stato proprio lui a suggerirle di raccontare tutto nel corso della diretta del lunedì. Come risponderanno gli addetti ai lavori e la stessa Alessia Marcuzzi, che più volte si è esposta per difendere la redazione della reality e la sua buona fede, alle inequivocabili prove, che Striscia la Notizia ha fornito sul caso Monte?